tanta rabbia, anche per come abbiamo affrontato sinceramente il primo tempo sul piano temperamentale. Il secondo tempo la squadra invece si è giocata con un temperamento che ci deve accompagnare da qua alla fine, al di là delle disposizioni tattiche o delle situazioni tecniche, ma è l'atteggiamento che è cambiato. Quindi la squadra ha messo in campo una veemenza, anche una qualità, una continuità di gioco che, ripeto, ci dovrà accompagnare da qui alla fine. Poi, rispetto agli episodi, è dura, fa parte del calcio, lo sappiamo, però è dura poterla accettare quando dal campo vedi delle situazioni che, insomma, ripeto, opinabili. Anche perché il fallo presunto di Alvarez che ha portato al rigore in favore del Bologna, allora pareggia ancora di più la mancata espulsione di Castaldello su Muriel che era lanciato in porta. Sì, anche quella ha dato fastidio perché era chiarissima, era una situazione da rete, ma a parte la situazione da rete o meno, era un fallo a mezza gamba e in ogni caso espulsione. Però, ripeto, sono tante le situazioni che danno fastidio, però non piangere ciarsole, non vedere spettri, ma guardare la prossima partita con questa mentalità del secondo tempo.